Buongiorno a tutti amici, siamo qui a Misano nel retro del box del team WSR Vincenzo Sospiri Racing di Forlì che schiera tre Lamborghini Huracan qui GT3. per il mondiale GT3 Fanatec. GT World Challenge, giusto? Allora Vincenzo, che equipaggi schieri e che cosa ti aspetti? Abbiamo tre macchine, due macchine sono Silva, che sono la categoria diciamo inferiore alla Pro, che sono Baptiste Moulin e Marcos Padrut. L'altra macchina sempre Silva è Yuki Nemoto, nostro pilota di sempre, assieme a Matteo Michelotto, che è il nostro campione, è campione del mondo di Super Trofeo con noi qui a Misano. E la terza macchina è una Pro, che sono i professionisti, dove ci sono i due piloti ufficiali Lamborghini, uno è Jordan Pepper, l'altro è Pereira, Franck Pereira, un francese, molto molto forte. Quindi i tuoi due professionisti sfideranno Valentino Rossi e anche il nostro Mattia Drudi. Rossi con la sua BMW BMW M4 del team WRT WRT e invece Drudi con la sua Audi Audi. R8 LMS del Tresor. Sono due squadre molto molto forti, due piloti molto forti. Valentino deve ancora un po' imparare, ma è molto molto migliorato rispetto all'anno scorso. Drudi è un professionista, un ragazzo che va fortissimo secondo me, e quindi sarà molto dura, però ci proviamo. Logicamente dopo lo vediamo alla fine chi è il più forte, ma speriamo di andare bene. Vi ho visti competitivi anche alla 24 ore di Spa. Qui a Misano è una gara totalmente diversa, si va sul veloce, un'ora per ciascuna manche, giusto? Esatto, qui è la gara sprint, si dà il massimo sempre, molto molto caldo, purtroppo la Lamborghini sul caldo un pochettino soffre, vediamo se riusciamo a soffrire il meno possibile per essere almeno competitivi. Allora un grande in bocca al lupo a te e al tuo team, a tutti i nostri amici, diciamo, tifate allora per la Lamborghini verde, numero. Numero 60, 119, 163, crepi il lupo comunque, Pereira. Un saluto a te e ancora un grande in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie.